Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Spirito del Riptos Rage, sempre dell'area Goodnighted Trilogy. Questo è un nuovo livello della tundra d'inverno. E purtroppo penso che... Non credo che ce la faccio entro il 15 a finire tutta la serie gameplay. Penso molto probabilmente la serie gameplay di Medieval Remake partirà tra il 13 e il 29, tra il 15 e il 20, no, tra il 17 e il 20 dicembre. Vabbè, però l'importante è che poi finirò Spirito e inizierò una nuova serie di La rivolta delle fattorie Medieval ci sta sfuggendo Remake. di mano. La rivolta delle Abbiamo fattorie bisogno ci di sta qualcuno sfuggendo. che riporti l'ordine. Trova la droide inventrice, sta là. Ok, qua... Oh, ben 4 sfere. Qua penso che ne uscirà un episodio piuttosto lunghetto. Sono ben Con tutti 4 i tagli sfere. al budget, questi ascensori sono davvero malandati. Vedi? Questo è incastrato. Comunque, se gli dai un colpo bello forte, mi aspetto. Sì. Basterebbe una testata per far ripartire l'ascensore, infatti. E poi per tutte quelle che testate che faccio dalla spina, non so se si farà male sia le gonne che la testa. Ok, qua ci sono i maiali suicidi, anzi i maiali kamikaze, tipo come i poliziotti kamikaze in GTA San Andreas, se vi ricordate. Ecco, a proposito di GTA... No. Porca... Stamu... Ok. Devo dare le fiammate solo quando... Ok. Altri due maiali suicidi. Cioè, due maiali kamikaze. Cioè, maiali kamikaze. Che portano proprio il razzo dietro la loro spalla. Ok, tre maiali kamikaze. Ok, io mi levo da... di torno. Io sono contento che anche non solo Bomba sta seguendo la mia serie gameplay. Anche ringrazio anche Shido Leonard, che anche lui sta seguendo alcune dei miei video gameplay di Spyro 2 piuttosto rage. E comunque non so se, vabbè, comunque non so se ha, vabbè, credo che a Nebraska ne... credo che Nebraska ne sarà contento che quando inizierò la mia nuova serie su Medieval Remake. Come vedi, un bue ha preso Ok, possesso della vediamo nostra se armeria. qua riesco a Pensavamo sconfiggere il giungere bue di passaggio avrebbe tenuto lontani gli senza animali. subire danni. Il bue è un tipo top. Che fino ad adesso non ci sono mai riuscito. Ti pareva. Ti do tutto ciò. Ok. Qua mi urge di recuperare la vita di Spark. Cioè, non è nemmeno incominciato e già subisco la battaglia contro i bue, già subisco danni. Vabbè, importante di chi se ne frega del platino. Già passava a fare questo. Ok, dai, 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 dai. Ok, mica si respawna la vita del bue se esco fuori dalla zona. No, no, meglio recuperare la vita di Sparks. E lo sapevo. Lo sapevo che il bue non mi inculava. Non inculava Spiro. Ok, dai. No, a noi due.
Ma che cazzo se ne frega del palplatino? No, il mattante è che... Bastante che i videogiochi sono fatti per divertirsi, porca troia, sto bue di merda. Ah no, pensavo che si respawnava la vita del bue. Ok, dai. Ma stavolta devo farcela. Lo sa, gameplay non finisce più. Oddio, noi abbiamo iniziato da poco a registrare e già mi porto sfiga da solo. Già mi metto a fare a usare il potere recuperatorio come nei video di Len, lo quando chill. E a proposito di Len, lo quando chill, non... ultimamente non sta più caricando un video eloquendo. Il fatto che proprio sul fatto che sta ultimamente sta fermando dalla scuola. Ok, questa gemma, questa pozione non so come si fa a rompere, questa pozione di metallo. Ok, dicetto no con le testate. So con i qualche potenziamento super fiamma. Probabilmente 89%. Ma quasi 100%. Finalmente. Cioè da 3 mesi, anzi quasi 4 mesi probabilmente. Ok, altri maiali kamikaze. Mi basta allontanarmi perché ho fatto sta coglionata. Camise, con queste testate che dà spiro fino a per spezzarsi le corna, farsi male la testa. E ok, vabbè, questo si può aprire. C'è quel coso, il bersaglio che ti indica che si può aprire con la testata. Così fa male a 90. Okay, allontaniamoci. Allontaniamoci da Peppa Pig. Cacchio sto dicendo. Allontaniamoci da Peppa Pig. Ok, e qua come vedete, qui proprio nell'unico livello ci sono, troverete solo il doppio potenziamento, che sia super violo che... Spyro, sapevo che stavi arrivando. Grazie per aver... che sia super volo che... ok, super fiamma e volo. È una novità per Avalar, un potenziamento combinato. È una fortuna che tu... Sì. Battiamo gli UFO. Prendiamo sta cacchio di gemma. È dalla costa gemma, volevo dire la sfera. Mi confondo sempre tra gemme e sfere. Vabbè che la gemma è proprio un... si tratta proprio di un altro gioco. È proprio... vabbè, Crash Bandicoot, vabbè. No! Stavo proprio per... stavo per... cioè non è che... gli aeronavi si respawnano all'improvviso. Ok, qua questo posto si può pure aprire. Vai, prendiamo. Via. Cioè magari se riesco a colpirlo. Carichiamo sto poter... che poi quando pare questo doppio potenziamento c'è solo in questo livello. Ottimo lavoro! Sei riuscito ad abbattere quelle pecore. Prendi questa sfera. Sarà la prova della tua abilità. Ok, ce ne abbiamo posto. Ora tocca solo l'ultima sfera. Lo sapevo.
Le prime pecore hanno inviato un SOS. Sta arrivando una nuova ondata di dischi volanti. Ok, dobbiamo fermare. Abbattere gli ultimi 5 dischi volanti. E poi vabbè, poi raccoglio l'enzima e poi ci salutiamo qui anche. Terminiamo anche qui questo altro esatto. Mamma mia, cioè quanto tempo ci sto mettendo per finire sta serie? Cioè sono passati tre mesi da quando ho iniziato sta serie. Vabbè che ormai l'ho quasi finito. Non manca molto. Ormai mancano solo un bel po' di episodi, perché che in questi giorni vabbè sto registrando almeno 2 o 3 episodi per volta. Almeno cazzarola, non lo sapevo che sparavano questi tizi. Vabbè, e mi faccio male da solo. Visto che siamo degli stupidi, ci facciamo male da soli. Canze, quando tocca recuperare la vita di Spax, altrimenti... Via! Ok, ce l'abbiamo fatta. Bel volo, pilota! Hai dimostrato l'efficacia del mio doppio potenziamento. Ok. Non resta altro che raccogliere le gemme. Ci salutiamo qui. Ma adesso non so come devo fare per aprire quel fossile metallico. Ok. E forse potrei anche farlo in off camera, tanto non c'è problema. Affinché poi episodio di Rom pure un po' troppo a lungo. E poi quando va in una un certo punto della zona potenziamento si esaurisce più in fretta. Ok, siamo attenti qua perché non vorrei crepare focalizzato. Non so dove devo andare qua. Torno per tornare indietro. Ah, eri qua. No, meglio che ricarico potenziamento qua. Spiro po'. Vuole per forza spaccarsi le corna. Ok, da. Facciamo in fretta. Così. E qua ci vuole tempo, mannaggia. E si stava esaurendo il potenziamento. E mi sa che qua sono tornato indietro. Via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ne mancano solo... Ok, ne mancano pochi. Beh, dai, non vi dai a finire poi. Sarebbe un po' seccante tagliare. Ecco, ma non so come fare per rivendere il potenziamento nel caso. Che bella l'idea
Ah, ok, sono là sulle altre gemme. So se riesco a raggiungerle, però. Ok. Ok, potrebbero essere le ultime, credo. No. Ne mancano ancora alcune. E questo si apre con la testata. Ok, penso che siamo arrivati a 400 gemme. No. Ne mancano solo 10. Ma non solo. Non so dove sono. E si esaurisce il potenziamento. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ricarichiamo, ricarichiamo subito. Ok, bene. Non so dove sono le altre gemme, mannaggia. Dovrebbe essere qui vicino. Cazzo, dove sono? E intanto si sta scaricando la batteria del mio controller. E qua non so dove sono le ultime 10 gemme. No, cacchio. Stavo per fare una... Dove sono le ultime 10? Non riesco a trovarle. Affinché poi qua perdo tempo. Io devo registrare altri prossimi episodi. Ah no, no. Ecco, le ultime erano qui. Vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato al 100% anche questo livello. Quindi stiamo quasi... Si sta avvicinando la resa di conti, dei conti contro Ritto. La battaglia finale contro Ritto. Ok, dai. Penso che ci salutiamo anche qui. Che poi in questo momento dovrei registrare altri episodi. Così per concludere con un minimo di anticipo. Ok, vabbè. Anche questo episodio voglio a te. Mi dà un saluto, è tutto. Alla prossima, ciao.